Una doppietta di Siclari con un gol per tempo firma lo 0-2 all'inglese del San Cesario sul campo della Jesina e mantiene i laziali in testa alla classifica del campionato in vantaggio sulla rincorsa della San Benedettese. Al Carotti si vede forse la peggior Jesina del girone di ritorno. I laziali, attratti al piccolo trotto, fanno la loro partita e portano a casa i tre punti. Privo dei due esterni di difesa Campane e Sartoria, Mauro parte con Tafani a destra del reparto arretrato e Marotta Sebastianelli coppia centrale. In mediana Strappini sta a sinistra e Cardinale Nicola fa l'interno. Per il San Cesario 4-2-3-1, Mancini e Crescenzo fanno schermo alla difesa, Sabatino, Rustici e Siclari è il trio a supporto della boa Tagliarol. Avvio sonnacchioso nella prima calda giornata dell'anno al Carotti. I primi 20 minuti sono di studio con ritmi piuttosto blandi. Per la Jesina al 16° c'è il tiro dalla distanza di Strappini che termina al lato e non impensierisce del Duchetto. Il San Cesario si sveglia al 20°. La rosa sale e mette in aria un buon pallone, colpo di testa di Rustic che Tavoni alza in corner. Sulla battuta dalla bandierina il colpo di testa è di Sabatino, Tavoni è ancora bravo, vola e mette di nuovo in calcio d'angolo. Al 28° il vantaggio degli ospiti, Siclari si fionda sulla sfera e anticipa prima il vantaggio di Tafani, poi quello di Tavoni che si fa sorprendere dal tocco del numero 11 ospite che spedisce il pallone nel sacco, 0-1. E ancora il San Cesario ad insistere, al 32° Tavoni si fa trovare pronto, di nuovo Siclari ci prova dall'area, il portiere di casa toglie il pallone dall'angolo basso. I Leoncelli si vedono al 36°, cross di Mattia Cardinali, colpo di testa di Stefanelli che non impensierisce il portiere ospite. Finale di tempo senza sussulti, al ritorno in campo dopo 2 minuti Tagliarol ci prova dalla lunga al volo, palla che non inquadra lo specchio della porta. Il San Cesario si vede di nuovo con Siclari che al volo prova a risolvere una mischia in area Leoncella, conclusione di poco al lato al 52°. La Jesina prova con i cambi e ad alzare il ritmo mettendoci più mordente ma non riesce a sfondare ed allora è il San Cesario a gestire senza eccessivi problemi la partita ed a chiudere la pratica all'81°. Tagliarol crea da destra, ancora Siclari concretizza al cuore dell'area con una gran botta al volo che sigilla la sfera. Jesina 0, San Cesario 2, continua la corsa in testa alla classifica dei laziali.